Operazione in provincia di Reggio Calabria per armi e droga, 28 arresti. Armi micidiali sequestrate dalla polizia. Stilo scende in campo lo Stato, vertice della sicurezza, dopo l'intimidazione al sindaco, la criminalità ha creato non poco sconcerto nello Stilaro. Preoccupazione nella notte, trema la terra a Cosenza, paura in città. Roccella, altro sbarco, resta di scafisti. Immigrato ucciso in Calabria, Oliverio saluta per i calabresi Saco, la salma torna a Mali. Cinque frondi, tentata truffa, indagato Cascarano, ex sindaco. Bentrovati, è il giornale di Telemia. Cominciamo dall'operazione Arma Cunctis, si chiama proprio così, struttura criminale che gestiva un vorticoso traffico di armi funzionale alle cosche. Arresti nella Locride. Arma Cunctis è il nome che gli investigatori della squadra mobile della Questura di Reggio Calabria e del commissariato di Siderno hanno dato all'operazione, nel corso della quale durante la notte scorsa nella provincia di Reggio Calabria sono stati eseguiti numerosi arresti e perquisizioni. L'inchiesta della DDA di Reggio Calabria ha consentito di individuare l'assetto organizzativo e l'operatività di una pericolosa struttura criminale cui fanno parte soggetti ritenuti vicini alla cosca Commisso di Siderno e alla cosca Cataldo di Locri, che gestiva nell'area della Locride e in altre parti della provincia di Reggio Calabria un impressionante traffico di armi clandestine. Ricostruiti i ruoli degli indagati all'interno della compagine criminale, Lizia Antonio, Arilli Giuseppe, Filippone Bruno al vertice del sodalizio, Napoli Maurizio e Timpano Giorgio in posizione apicale con il ruolo di stabili fornitori, altri indagati invece in posizione subordinata in qualità di collaboratori, corrieri, intermediari, travenditori e acquirenti. Nel corso delle attività investigative, gli investigatori della squadra mobile di Reggio Calabria e del commissariato di Siderno hanno sequestrato fucili e pistole con numeri di matricola cancellati. L'inchiesta ha svelato anche come le persone contigue alla cosca Commisso e quelle appartenenti alla cosca Cataldo abbiano avuto la capacità di gestire il traffico di centinaia di armi micidiali di ogni genere e calibro, fra cui fucili e mitragliatori Kalashnikov e pistole calibro 9 e 44 Magnum. Gli appartenenti alle due organizzazioni criminali per comunicare al telefono utilizzavano fra l'altro in molti casi un linguaggio criptico al fine di schermare il vero oggetto delle conversazioni, che erano armi e droga. Dai, occhi di commendatura, facevo stare dai occhi di commendatura, dai occhi di 400 sulla posta, 200 alla scoperta, ed erano sempre armi. I poliziotti reggini sono riusciti però a decifrare ugualmente i termini convenzionali usati dai trafficanti, anche attraverso servizi di osservazione e pedinamento degli indagati, che si sono conclusi con il sequestro di armi e l'arresto dei corrieri, determinanti le intercettazioni telefoniche, ambientali e di videoripresa disposte dalla DDA di Reggio Calabria. Dalle indagini è emerso anche un traffico di marijuana e hashish, contestati anche diversi episodi di coltivazione in siti impervi di numerose piante di canapa indiana, di raccolta e lavorazione delle piante e di immissione nei mercati illegali della sostanza stupefacente, prodotta in quantità ingenti. Tra i 28 arresti di stamane, la custodia cautelare in carcere è stata disposta per Bruno Filippone di Siderno, classe 1983, Domenico Filippone, detto il geometra, di Siderno, classe 1958, Antonio Lizzi di Locri, classe 1973, Giuseppe Arilli di Locri, classe 72, Maurizio Napoli, Taurianova, classe 72, Roberto Pianto, di Siderno, classe 79, e ancora Vincenzo Tassone, di Camini, classe 65, Giorgio Timpano, di San Giorgio, classe 74, Samuel William Alessandro Zimbaletti, di Catanzaro, classe 90, Francesco Catanzariti, di Locli, classe 80, Antonio Filippone, di Antonimina, classe 67, Michele Romeo, di Locri, classe 1975, Rocco Bennici, Locri, classe 1975, Domenico Zucco, Locri, classe 82, Giuseppe Zucco, di Locri, classe 61. Agli arresti domiciliari Bruno Aversa, di Locri, classe 67, Francesco Borchese, detto Carogna, di Siderno, classe 81, Giuseppe Cherubino, detto Popi, di Siderno, classe 84, Antonio Corrado, di Serra San Bruno, 85, Francesco Filippone, di Siderno, classe 1981, Antonio Mara,
Alessandro di Locri, classe 90, Pietro Panaia di Locri, classe 88, Giuseppe Domenico Rinarello, Canberra, Australia, classe 95, Fabio Romanello di Locri, classe 91, Francesco Vitale di Siderno, classe 86, Antonia Rullo di Locri, classe 60, Francesco Tigani di Cinque Frondi, classe 54, infine Giuseppe Zucco di Locri, classe 1976. Per altri indagati è stato invece disposto l'obbligo di presentazione. Dopo le intimidazioni, l'ultima in ordine cronologico al sindaco nella sua casa di campagna, a Stilo ieri si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Giancarlo Miriello, sindaco di Stilo, purtroppo oggi dobbiamo ancora ricordare il fatto che ha toccato il sindaco, gli è stata bruciata la casa di campagna, un incendio doloso, e il prefetto oggi ha convocato per la prima volta nella nostra zona, a Stilo, nella vallata Stilaro, il Comitato di Sicurezza e di Ordine Pubblico. Infatti noi ringraziamo il prefetto per aver voluto questa riunione, perché ci dimostra la vicinanza dello Stato al Comune, e speriamo che questi fatti delittuosi non si verifichino più, perché non è giusto che la nostra cittadina venga messa al bando di questi atti delittuosi. Ecco, Stilo non merita questo, sindaco, perché Stilo è una cittadina tranquilla. Assolutamente no, non merita queste cose. Gianluca Crea, presidente della cooperativa San Giorgio, che aveva in affido il minibus, il chiamabus, che era stato consegnato dal presidente della provincia, è stato incendiato questo bus. Sì, le speranze, ovviamente le indagini sono ancora in corso, quindi non sta a me stabilire se si tratta di un atto doloso o meno. Le speranze sono ovviamente quelle che si tratti, ancora oggi, quindi le speranze sono ancora quelle che si tratti di un incendio, diciamo, di un'autocombustione, un difetto all'impianto elettrico, qualsiasi altro problema di questo genere, perché pensare diversamente rattrista un po' tutti. È un territorio importante, ma allo stesso tempo diciamo, lontano dai centri, dai poli principali della regione. È un servizio utile che abbiamo avuto la possibilità di mettere su, quindi diciamo, ricevere questo colpo non è bello. Ripeto, ci auguriamo semplicemente che si possa diciamo, dimenticare tutto e si possa proseguire nel migliore dei modi. Qualche conclusione possiamo averla? La conclusione è la seguente: il Comitato ha analizzato la situazione complessiva della delittuosità nel territorio di Stilo, ne è venuta fuori un'analisi abbastanza precisa, cioè che la delittuosità qui è davvero ai minimi storici. Non abbiamo grandi evidenze, se non gli ultimi episodi delittuosi che si sono verificati, che hanno contrassegnato un po' questa comunità, che hanno creato allarme, io lo dico senza difficoltà, però sono situazioni isolate, sono situazioni che devono essere guardate con attenzione. L'Arma dei Carabinieri con la magistratura sta facendo un eccellente lavoro, e quindi io auspico che quanto prima ci siano anche dei risultati, però il Comitato si spinge oltre, cioè nel senso di pianificare una serie di misure di controllo del territorio, di incentivarle queste misure, è quello che noi oggi abbiamo fatto. Abbiamo ascoltato attentamente il signor sindaco, che ringrazio, i rappresentanti provinciali delle forze di polizia, il signor questore, e quindi è venuto fuori un quadro esaustivo della situazione che fa ben sperare. Ho rassicurato il Consiglio Comunale, che ho ascoltato, anche i singoli consiglieri, che bisogna avere piena consapevolezza che lo Stato è vicino, che si sta facendo il massimo possibile perché determinate situazioni non possono più accadere, e ci siamo dati appuntamento a 2 mesi per verificare l'andamento della delittuosità. Però ciò che è importante che tutta la comunità di Stilo conosca è che gli indici di delittuosità qui in questa comunità sono davvero ai minimi storici. Grazie. Quindi microcriminalità, quindi parliamo. Beh, non si esclude nulla ovviamente di questa situazione, però è un'attività che sta svolgendo alacremente con grande professionalità la magistratura con l'Arma dei Carabinieri,
Ecco, attendiamo fiduciosi l'esito di queste indagini. Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto nella provincia di Cosenza, a 4 km da Bocchigliero. Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto nella provincia di Cosenza, a 4 km da Bocchigliero, nell'entroterra calabrese. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 32 km. La scossa è stata registrata alle 4.19 di stamane. Un minuto prima, alle 4.18, era stato registrato un altro movimento tellurico di magnitudo 2.9 in provincia di Crotone, a 7 km da Savelli. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. La situazione però resta sotto controllo e in continuo monitoraggio. Al momento non abbiamo ricevuto richieste di aiuto e non si segnalano danni a persone o strutture pubbliche e private, e quanto fa sapere il capitano Carlo Alberto Sganzerla, comandante della Compagnia Carabinieri di Rossano. A seguito degli accertamenti avviati per verificare eventuali danni dopo la scossa di terremoto, nessun danno rilevato nemmeno dalla Protezione Civile Regionale a seguito dei controlli effettuati in provincia di Crotone. D'altronde però le profondità non trascurabili, maggiori di 32 km, e le distanze dalle aree epicentrali degli abitati, è scritto in un post su Facebook della Protezione Civile Regionale, hanno fatto sì che i sismi non avessero effetti significativi nelle aree interessate. Autobomba a Limbadi, i 6 arresti di ieri di mandanti e esecutori. Oggi vediamo se ci sono ulteriori risultanze dalle investigazioni. La risposta dei carabinieri di DA è arrivata nel giorno in cui da Palermo è giunta la notizia delle pronte dimissioni di Francesco Vinci, il padre di Matteo, ucciso con un'autobomba il 9 aprile scorso a Limbadi nel Vibonese. Una risposta ferma, perché il tempo della ricreazione nel Vibonese è finita, concretizzatasi in 6 arresti. Tanti infatti sono gli indagati fermati all'alba di ieri nell'ambito dell'operazione denominata Demetra, ovvero la Madre Terra, perché nella tragedia della famiglia Vinci Scarpulla il tutto alla fine ruota attorno a un pezzo di terra. Un messaggio di terrore lanciato all'intera comunità attraverso l'attentato di stampo 'ndranghetista terroristico, ha evidenziato il procuratore distrettuale Nicola Gratteri a quella stessa comunità che molto spesso ha piegato la testa. Omicidio aggravato dai motivi abietti e futili, tentato omicidio, armi e tentata estorsione, i reati tutti aggravati dalle modalità mafiose che vengono a vario titolo contestate a Rosaria Mancuso, di 63 anni, nipote di Antonio e sorella del boss, al genero Vito Barbara, di 28, a Lucia Di Grillo, di 29, figlia della Mancuso e moglie di Barbara, alla sorella Rosina Di Grillo, di 37 anni, nonché a Domenico Di Grillo, di 71 anni, marito di Rosaria Mancuso, e Salvatore Mancuso, di 46, fratello di quest'ultima, tutti di Limbadi. Secondo gli inquirenti, le indagini scattate a seguito dell'autobomba e rafforzate anche dalle dichiarazioni rese sin da subito da Rosaria Scarpulla, madre di Matteo, sono state condotte dai militari del nucleo investigativo di Vibo e della ROS centrale, sezione crimini speciali, con il coordinamento della DDA. Nel grave attentato, un ruolo di primo piano avrebbero ricoperto Rosaria Mancuso e il genero Vito Barbara, presunto organizzatore e mandanti. Una leadership incontrastata la loro, che avrebbe contato sul supporto di Lucia Di Grillo relativamente all'autobomba e alle armi, così come quelli degli altri familiari fermati in merito alla detenzione di armi e alla tentata estorsione. Da quanto emerso, inoltre, i 3 principali indagati ritenevano che gli investigatori stessero brancolando nel buio e si appigliassero a tutto, si aggrappano ai fantasmi, anche in merito all'attentato, in seguito al quale parte della famiglia Mancuso avrebbe preso le distanze da Rosaria e famiglia, i presunti ideatori e mandanti ritenevano di aver preso tutte le precauzioni. Infatti, commentando fra loro la possibilità che ci fossero telecamere e avessero registrato qualcosa, Barbara avrebbe detto: «Io sono andato dalla strada giusta, dove non ci sono telecamere». La salma dell'immigrato Sacco, che è stato ucciso qualche tempo fa, lascia la Calabria. Ieri salutato da una folla commossa, a salutarlo anche il governatore della Calabria, Oliverio.
È partita dall'aeroporto di Lamezia Terme verso il Mali la salma di Soumaya Sako a dare l'ultimo saluto al bracciante sindacalista ucciso in una fabbrica dismessa mentre recuperava alcune lamiere per costruire un riparo all'interno della baraccopoli di San Ferdinando. C'erano alcuni amici e una delegazione dell'USB. Soumaya oggi torna dalla sua famiglia, ha detto Aurelio Monte dell'USB Calabria, e per noi oggi è un giorno di dolore. Soumaya, infatti, ha riferito, doveva tornare sulle sue gambe al proprio paese. Purtroppo l'Italia lo rimanda indietro, chiuso in una bara. A dare l'ultimo saluto al migrante ucciso anche il governatore della Calabria, Mario Oliverio. Sono venuto a rendere omaggio ad un giovane immigrato che era venuto qui per trovare lavoro, pensando di dare un futuro alla propria vita e magari un domani anche a sua moglie e alla sua bambina. Invece ritorna a cadavere nel suo paese d'origine, è davvero molto triste. Sako, ha aggiunto Oliverio, viveva nella baraccopoli di San Ferdinando insieme a tanti suoi compagni immigrati che in questi giorni hanno manifestato la loro rabbia e la loro protesta per chiedere di essere trattati come uomini e non come merci. Era uno di loro che si batteva per affermare questo diritto elementare di civiltà finora negato. Un paese civile, ha riferito ancora Oliverio, non può rimanere indifferente o, peggio, girare la faccia dall'altra parte. Sono qui per rendere l'ultimo saluto a Sako e per confermare che la dignità della persona deve essere rispettata sempre, al di là del colore della pelle e della provenienza. L'Italia e l'Europa dei diritti e della civiltà, ha concluso il presidente della regione, non possono cedere alle spinte xenofobe e razziste di una destra retriva che alimenta paura, soffiando sul fuoco, al solo scopo di mietere consensi in modo cinico e ingannevole. Uno sbarco a Roccella Ionica e l'ennesimo arrestati gli scafisti. Sono sbarcati ieri al porto di Roccella Ionica 42 immigrati che viaggiavano a largo di Saline a bordo di una barca a vela monoalbero lunga 10 metri. Era intervenuta in soccorso la Guardia Costiera di Roccella Ionica con la motovedetta 326 dopo una richiesta d'aiuto arrivata tramite il telefono cellulare al numero della Polizia di Stato 113. I 42 immigrati, tutti uomini e di nazionalità varia, curda, afghana, siriana e irachena, sono stati trasbordati dalla barca a vela alla motovedetta e tratti in salvo nello specchio acqua a 6 miglia di largo di Saline. Mentre la motovedetta V2044 della sezione operativa aeronavale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha fermato gli scafisti che si trovavano a bordo della stessa barca a vela. Sono due uomini di nazionalità russa che sono stati arrestati e trasportati in carcere a Reggio Calabria, dove si trova la procura competente per territorio. Dovranno rispondere del reato di immigrazione clandestina dopo che saranno interrogati dal magistrato di turno. Gli immigrati, invece, dopo sono stati trasportati nel centro di prima accoglienza di Roccella Ionica per essere identificati e fotografati dagli uomini della Polizia di Stato del commissariato di Siderno. Nel centro di prima accoglienza ci sarà una permanenza di 48 ore almeno, poi saranno trasferiti. Questo è l'iter. È da notare che da un periodo a questa parte, da quando ci sono le note polemiche anche a livello nazionale, gli sbarchi sotto costa sono notevolmente aumentati. Sarà solo un sentore oppure d'ora in avanti dovremmo prepararci a vedere sbarchi sotto costa con molta più facilità? Guai giudiziari per l'ex sindaco di Cinque Frondi, Cascarano. Tentata truffa, questa è l'accusa. Un'accusa pesante perché uno dei denunciati è un ex sindaco, Marco Cascarano, 39 anni e fan prodige della destra reggina, prima in AN e poi nel PDL, già primo cittadino di Cinque Frondi dal 2010 al 2015, accusato di tentata truffa dalla procura di Palmi. Insieme ad un altro imprenditore, Girolamo Carere, di 38 anni, avrebbero tentato di spillare denaro ad un amico facendogli credere che qualcuno lo stesse minacciando. A scoprire il tutto, la compagnia dei carabinieri di Taurianova dopo la denuncia. Entrambi sono accusati di tentata truffa aggravata in concorso. Le indagini sono coordinate dalla procura di Palmi attraverso il sostituto procuratore Daniele Scarpino. Il GIP del Tribunale ha firmato la misura il 23 giugno scorso, disponendo per Cascarano e Carere l'obbligo di dimora nel comune di residenza e l'obbligo di firma. Il provvedimento cautelare scaturisce da un'attività investigativa svolta dalla stazione carabinieri di San Giorgio Morgeto sotto il coordinamento della procura
procura di Palmi, avviata nel maggio del 2017 a seguito del rinvenimento a San Giorgio Morgeto di un mazzo di fiori e dei proiettili calibro 12, nonché di un messaggio di condoglianze posizionati sul parabrezza di un'autovettura parcheggiata in strada e di proprietà di un commerciante locale. Pochi giorni dopo, lo stesso uomo ha trovato sul portone d'ingresso di un suo familiare un altro allarmante messaggio intimidatorio. L'indagine, svolta attraverso analisi tecniche, accertamenti e riscontri investigativi al fine di chiarire il movente degli atti intimidatori, avrebbe consentito di escludere la matrice estorsiva connessa alla conduzione dell'esercizio commerciale ed anzi ha portato gli investigatori a ricostruire uno scenario diverso nel quale gli indagati, amici della vittima, avrebbero in modo intenzionale compiuto le minacce per intimorire il commerciante ed ingenerare in lui un pericolo immaginario. Infatti, approfittando del timore causato dall'evento, i due avrebbero raccontato all'uomo una storia frutto della loro fantasia, tentando di convincerlo a pagare 3.000 euro in contanti da suddividere in rate mensili, che poi loro avrebbero dovuto consegnare a terzi soggetti inesistenti, al fine di risolvere bonariamente la situazione di pericolo in realtà da loro stessi creata. L'uomo non ha ceduto alle pressioni e non ha quindi consegnato il denaro ingiustamente richiesto agli indagati, che invece dovranno rispondere di tentata truffa. Attualmente Cascarano riveste la carica di consigliere di minoranza a Cinquefrondi e pensare che qualche ora prima l'ex sindaco di Cinquefrondi si era presentato in piazza nella sua cittadina per pontificare su onestà e moralità rispetto all'attuale amministrazione e annunciando ai 7:20 il suo passaggio politico a Fratelli d'Italia. Certo, non un bel acquisto per Giorgia Meloni se il tutto si rivelerà vero e comprovato. Ci fermiamo per la pubblicità. È la seconda parte del TG. I magistrati del Tribunale di Montevideo, Uruguay, hanno negato la misura alternativa al carcere nei confronti del boss di Africo Nuovo, Rocco Morabito, arrestato nel mese di settembre del 2017 a Punta dell'Este. La notizia è stata comunicata dall'Interpol al procuratore generale della Corte d'Appello di Reggio Calabria, Bernardo Petralia. Latitante da 23 anni, Morabito, che ha 52 anni ed è cugino del boss Giuseppe Morabito, detto Tira Dritto, è stato arrestato nel settembre scorso in Uruguay. Ed ora il porto di Gioia Tauro, che necessita di un rilancio, di attenzioni forte da parte soprattutto del neogoverno. E ciò che chiede il SUL, il sindacato. Il sindacato autonomo SUL è tornato nuovamente sulla problematica del porto di Gioia Tauro. Il segretario nazionale Antonio Pronesti, insieme a Daniele Caratozzolo, Vincenzo Malvaso e Carmelo Cozza, oltre a tutti gli altri iscritti al sindacato, ne hanno parlato in una riunione. Il SUL alza il tiro dopo aver inviato una lettera al governo, chiede la nomina a breve del presidente dell'autorità portuale e una strategia chiara sul ruolo che Gioia Tauro potrà avere nella portualità italiana. Se decideranno di puntare su altri porti, non esiteremo a criticare questo esecutivo, dicono gli esponenti sindacali. Una paura per la tenuta del porto che, secondo il SUL, dovrà essere al centro di una battaglia comune con le altre organizzazioni sindacali per fare in modo che le forze sociali possano dire la loro in questa delicata partita. Ma siamo pronti ad andare anche da soli in difesa dello scalo di Gioia Tauro, sostengono i sindacalisti autonomi. Il SUL a livello locale dichiara che non ci sono rapporti con l'azienda terminalista dello scalo e che MedCenter Container Terminal non ha fino ad ora mantenuto alcuno degli impegni presi. Pronesti poi ricorda che Gianluigi Ponte guarda con maggior interesse verso altri porti, un po' come il governo, che tra il ministro Danilo Toninelli e soprattutto il sottosegretario leghista alle infrastrutture Armando Siri ha più a cuore gli interessi di Genova che di porti del sud come Gioia Tauro e Taranto. Il sud ha fatto poi sapere che ha in programma un convegno sull'argomento che è stato oggetto di una nota inviata a diversi esponenti del governo, tra cui il ministro dei trasporti Danilo Toninelli. L'evento è stato organizzato dal Club per l'UNESCO di Gioiosa Ionica. Nell'elegante sala cerimonie di Palazzo Amaduri, centro storico Gioiosa Ionica, iniziativa realizzata in collaborazione con la Proloco Cittadina, è stato premiato il sindaco di Cosenza Occhiuto. Era presente anche, tra tante altre autorità, l'onorevole Banda Ferro.
Nell'elegante sala cerimonie di Palazzo Ameduri, nel centro storico di Gioiosa Ionica, il Club per l'UNESCO Cittadino ha organizzato un'iniziativa in collaborazione con la Proloco, nata per premiare le eccellenze calabresi che si distinguono anche fuori dai confini regionali per impegno e lungimiranza. All'evento hanno partecipato molte autorità del mondo della cultura, dell'arte e della politica. Ospite d'eccezione l'onorevole Vandaferro, che meglio di altri ha potuto descrivere la figura politica del sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, a cui è andato il premio Eccellenza Calabrese. Un privilegio poter, ovviamente, con l'apprezzamento che ho nei confronti del sindaco Mario Chiuto, aver ricevuto questo invito da parte ovviamente dell'UNESCO, degli organizzatori, in una splendida cornice come quella di Gioiosa Superiori, ma soprattutto della location di un uomo geniale che rappresenta comunque la capacità amministrativa ma anche il genio di dare sviluppo al territorio, soprattutto attraverso quello che è il settore della cultura, con tanti ovviamente traguardi che aveva già raggiunto professionalmente, ma che sta dando anche un'immagine positiva di quella Calabria che certamente deve irradiare dai centri più grandi a quelli più piccoli qualità culturali e amministrativi. Un grazie particolare agli organizzatori, un in bocca al lupo ovviamente a Mario Chiuto e soprattutto la dimostrazione che forse c'è un'area politica che ha rappresentato delle buone amministrazioni, a partire ovviamente da chi mi ha preceduto, per esempio alla provincia Michele Traversa, ma che prosegue con una nuova generazione fatta da Mario, ma da tanti altri sindaci che avranno bisogno di sostegno, soprattutto in un momento in cui la pubblica amministrazione e gli enti locali hanno grandissime difficoltà a poter in qualche modo operare. Lui l'ha fatto, caro Mario, a te veramente un in bocca al lupo per questi anni alla guida del Comune di Cosenza, ma soprattutto per dimostrare ai calabresi che c'è una Calabria veramente positiva. Il compito di riassumere invece in breve alcuni tratti della brillante e invidiabile attività amministrativa nel quale il sindaco Chiuto è riuscito a elevare il benessere socio-economico e culturale della città di Cosenza è spettato alla professoressa Palma Comandè. Architetto urbanista di fama internazionale, Mario Chiuto rappresenta il classico interprete di una politica del fare che riesce, con una visione strategica, ad avvicinare istituzioni e cittadini. Identità, innovazione sociale, bellezza, sostenibilità sono queste le variabili di un preciso disegno portato avanti dal lavoro di Occhiuto, un lavoro riconosciuto attraverso il premio alle eccellenze calabresi. È un premio meritatissimo perché il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, è una personalità di altissimo profilo, non solo un grande sindaco ma un grande architetto urbanista di fama internazionale. Ha coniugato benissimo le sue qualità professionali con la capacità amministrativa e delle eccezionali doti umane che gli hanno consentito di interpretare la città in tutte le sue esigenze, in tutte le necessità, restituendola ai cittadini con delle capacità sia artistiche sia di accoglienza veramente straordinarie. Sono numerosi i musei che lui ha realizzato e inaugurato e in più ha fatto un parco, il parco Romeo, che è destinato ai bambini disabili. E poi un lunghissimo percorso artistico per i povedenti e non vedenti. E poi ha realizzato opere straordinarie come il Ponte di Calatrava, che è un'opera la cui imponenza e la cui bellezza è nota in tutto il mondo. Insomma, diciamo che è una personalità di un profilo veramente altissimo. E in più è un sostenitore delle varie associazioni culturali, è un sostenitore delle donne e delle loro esigenze, le donne emarginate, le donne in difficoltà. Insomma, è una personalità che merita molto più di un premio, veramente meriterebbe di poter avere ruoli ben più importanti di quello che in questo momento riveste. L'affare potrebbe concludersi nelle prossime ore. Il calabrese Rocco Commiso, 68enne, proprietario dei Cosmos, potrebbe acquisire il Milan. Trattativa in corso e quindi un Milan che potrebbe parlare presto è calabrese con Mirabelli, con Gattuso e ora anche con Rocco Commiso.
La trattativa è serrata, sul tavolo, l'acquisizione del Milan da parte dell'imprenditore calabrese Rocco Commisso, 69 anni, originario di Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria. Il presidente rossonero, l'attuale proprietario dei Cosmos e il fondatore di Mediacom hanno lavorato alla pratica anche ieri. Adesso è ufficiale l'offerta di Commisso e tutti sono all'opera a New York per fare in modo che quella stretta di mano arrivi in tempi brevi. I dirigenti del Milan vorrebbero chiudere entro la fine della settimana, possibilmente anche prima, e l'elemento fondamentale è che questa volontà converge pienamente con quella di Rocco Commisso. Le riunioni di avvicinamento al rettilineo finale sono andate avanti a Manhattan negli uffici di Goldman Sachs, la banca d'affari che ha curato la proposta di Commisso. Sull'offerta dell'imprenditore calabrese c'è ovviamente il massimo riserbo in termini di cifre, ma sono chiari i termini. Il numero uno dei Cosmos intende acquisire fin da subito la maggioranza del Milan Calcio, possibilmente l'intero capitale azionario. Nessuna deroga quindi a un eventuale ingresso come socio di minoranza. Intanto la sentenza UEFA sul Milan è destinata a fare giurisprudenza mentre entra in vigore il fair play finanziario rinnovato con parametri più stringenti per aumentare la trasparenza e la sostenibilità finanziaria dei bilanci. Forse anche per la delicatezza del caso si è prolungata l'attesa del verdetto della Camera giudicante, che era atteso entro venerdì scorso e invece arriverà probabilmente fra oggi e domani. Al Rambles di Marina di Gioiosa Ionica una cena di beneficenza per aiutare le famiglie bisognose della Vallata del Torbido. Una splendida serata organizzata all'insegna della beneficenza e della cultura al ristorante Rambles a Marina di Gioiosa Ionica, organizzata da ANAS Italia, ente di terzo settore presente in tutta Italia con più di 100 sedi in Calabria. Le derrate alimentari raccolte grazie a questo evento verranno distribuite anche nei comuni della Vallata del Torbido, un'associazione da sempre attiva su molteplici fronti. In particolare, grazie ai fondi raccolti a Marina di Gioiosa Ionica, l'obiettivo è quello di contribuire a realizzare la seconda edizione del premio letterario Alfredo Filippone, destinato ai ragazzi delle scuole medie italiane, con una borsa di studio di 500 euro. Non solo, si sta anche lavorando per la presentazione di due libri di giovani autori di origine locridea, Sedotta e Sclerata di Leania Speziale e Le Stirpe di Fuoco, Rinascita di Francesco Marzano. Più di 100 i cittadini intervenuti alla serata di solidarietà. Nel corso della serata anche la consegna di 4 tessere onorarie di ANAS Italia 2018 a persone che si sono distinte nella loro vita privata facendo solidarietà diffusa e volontariato. Ci troviamo questa sera per la quinta edizione di una cena di solidarietà che ANAS Calabria ormai organizza tutti gli anni. Questa sera siamo ospiti al ristorante Rambler's a Marina di Gioiosa e quindi colgo l'occasione per ringraziare sia lui e sia gli sponsor che hanno consentito la realizzazione di questa serata. Questa sarà una serata dove parteciperanno più di 100 cittadini calabresi, per lo più locridei e reggini, che ringrazio appunto, che con la loro presenza praticamente contribuiranno a acquistare delle derrate alimentari che distribuiremo per la maggior parte nella Vallata del Torbido, visto che siamo appunto ospiti di questa ridente cittadina questa sera. Tra le altre cose, la nostra attività principe naturalmente è quello di assistere le persone disagiate, le fasce più deboli, e lo facciamo sia con eventi come questi, appunto con queste cene di solidarietà che ci serviranno per aiutare una serie di famiglie, e sia con la distribuzione per esempio mensile che facciamo di derrate alimentari in collaborazione col Banco Alimentare della Calabria. L'obiettivo principale di questa serata sarà appunto quello di andare a dare un piccolo sollievo alle famiglie della Vallata del Torbido. Abbiamo trovato infatti da questo punto di vista un valido aiuto nei sindaci di Grotteria, Martone e Gioiosa Ionica, con i quali appunto interverremo nei prossimi giorni per donare queste derrate alimentari. Inoltre io, come ormai è consuetudine, anche in questa cena, anche quest'anno, andrò a donare delle tessere onorarie dell'associazione, tessere onorarie per l'anno 2018, che ho concordato con la direzione nazionale, a persone che si sono distinte in questi ultimi mesi nell'ambito appunto del mondo della cultura e della solidarietà. Questa sera premieremo il commendator Daniele Margiotta, che già cavaliere del lavoro ricevette l'onorificenza già nel 2003 di Palmi, premieremo la dottoressa Esther Violi, docente a Vibo, e premieremo il dottor Beniamino Scarfone, già consigliere comunale a Reggio Calabria e anch'egli da sempre impegnato nel mondo del volontariato e dell'associazionismo,
Ed infine prenderemo Francesco Macri, già sindaco di Locri, barone, oggi presidente del GAL, col quale abbiamo un grandissimo rapporto e del quale apprezzo appunto la sua voglia di spendersi sempre e di impegnarsi in questo campo. Quindi i temi fondamentali questa serata saranno appunto andare ad aiutare le famiglie bisognose, specialmente della Valle del Torbido, e andare a dare questo riconoscimento a persone che secondo noi sul territorio si impegnano quotidianamente e quindi sono d'esempio per gli altri cittadini locridei e calabresi in generale. Come già annunciato, questa sera tra le attività della serata, oltre a parlare di associazionismo, di solidarietà e di volontariato, abbiamo inteso con la direzione regionale indicare, come ormai facciamo ogni anno, delle persone che secondo noi si stanno distinguendo nel mondo dell'associazionismo, del volontariato e della solidarietà. Uno di questi quattro oggi qui con me è Beniamino Scarfone, già consigliere comunale più volte a Reggio Calabria e ormai da più di 20 anni impegnato nel mondo dell'associazionismo giovanile prima, ora è un po' meno, del volontariato e della solidarietà. Cosa dire? Siamo stati abituati anche dalle nostre famiglie a dire a fare più che dire, e soprattutto quando si fa della beneficenza è giusto farlo e magari è sbagliato non dirlo, non portare all'esterno quei gesti importanti, quei piccoli o grandi gesti che siano, perché portare all'esterno queste esperienze riescono a moltiplicare, a generare bene. Questa è una cosa positiva. La politica deve prendere d'esempio e deve sostenere e aiutare quelle che sono le iniziative di beneficenza, anche perché molto spesso lo Stato sociale abbiamo visto che è il primo a pagare nei periodi di crisi. È iniziata la rassegna Meta a Roccella Ionica, tutta una serie di eventi di varia natura. È iniziata questa rassegna con la festa d'estate organizzata dal comune e dai commercianti del luogo e dal comitato anche Festa Madonna delle Grazie. Vediamo com'è andata. Destaca quando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. La festa d'estate ha dato il via a Roccella Ionica al progetto di offerta turistica Meta Roccella 2018, ideato e organizzato dall'assessorato al turismo del comune di Roccella Ionica, guidato dalla consigliera delegata Carmen Ingrati e dal comitato Festa Maria Santissima delle Grazie, veicolato dal portale turistico istituzionale del comune Visit Roccella, in collaborazione con il Porto delle Grazie, Marina di Roccella, operatori e imprenditori del settore turistico e commerciale, associazioni, palestre, ludoteche e media territoriali. Il progetto punta a proporre un'offerta turistica variegata e strutturata. La festa d'estate, organizzata dall'Associazione dei Commercianti di Roccella con l'hashtag Io vado a Roccella, voi che fate, ha avuto luogo sul corso cittadino, nel tratto tra Piazza San Vittorio e Piazzetta Primavera, che per l'occasione è stato semipedonale. Si tratta del primo evento negli ultimi anni che vede la partecipazione attiva di tutti i commercianti del paese, una vera e propria festa che ha lietato grandi e piccoli. Un evento ricreativo e musicale con animazione per bambini a cura delle ludoteche cittadine, esibizioni di danza, dimostrazioni di scuola cinofila, street band, artisti di strada e street food. Dopo la festa d'estate, altri eventi di punta di Meta Roccella 2018 saranno il Festival degli Artisti di Strada al Porto delle Grazie, con spettacoli di giocoleria, mangiafuoco, clown, sand art, trapezisti, street band e street food, ma anche la festa della Madonna delle Grazie, in occasione della quale si terrà il concerto della PFM, e ancora la festa dello sviluppo sostenibile e i concerti di musica jazz. Per l'agenda, venerdì 29, ore 18, chiesa al Castello di Roccella Ionica, premio giuridico letterario Il Ponte della Legalità.
Nel corso dell'evento sarà conferito un riconoscimento anche al libraio Peppe Scali. Venerdì 29 ore 19, ex convento dei Minimi di Roccella, avrà luogo un nuovo appuntamento con i Caffè Artistico Letterari 2018. Al centro il libro Lettere di Antonio Corrado al figlio Alvaro di Maria Sacca. Domenica 1 di luglio, ex convento dei Minimi Roccella, workshop metodo vocal classes del maestro Luca Jurman, vocal coach storico del talent show Amici di Maria De Filippi. Adesso andiamo a leggere i titoli delle principali testate calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, al momento delle prime pagine dei quotidiani calabrese, questo è il titolo di apertura. Per quanto riguarda Gazzetta, l'autobomba all'Imbadi, puniti per non aver ceduto ai bossi. I di Grillo Mancuso e un genero ideatore e mandanti in sei finiscono in carcere. DDA e Carabinieri fanno luce sull'attentato del 9 aprile costato la vita a Matteo Vinci. Andiamo subito ai tagli alti, due titoli sottotestata, la prima arriva da Reggio, case popolari mancano 3 milioni di euro, pugno duro del comune contro i morosi, al via la decadenza degli alloggi. E ancora 5 fronti, tentata truffa, indagato l'ex sindaco Marco Cascarano. E poi ballottaggi, Democrat dopo la batosta cercano un antidoto. Reggio, siamo già a spalla con gli occhiali di Reggio e provincia, Italcitrus, Corte Europea dice no a Scopelliti. Calanna, è morto in carcere il boss pentito Peppe Greco. Locri all'ospedale, il lavoro straordinario e ordinario. Non ci sono altre notizie importanti per quanto riguarda Gazzetta, direttamente al quotidiano si parla ancora in apertura di cronaca, l'autobomba all'Imbadi, Vinci è stato ucciso per un terreno, DDA e Carabinieri chiudono il cerchio sull'attentato del 9 aprile scorso, fermate 6 persone delle famiglie Mancuso di Grillo, la gioia intanto della Scarpulla, il padre di Matteo proprio ieri dimesso dall'ospedale di Palermo. E ancora migranti, la salma di Sacco verso casa, Roccella, arrivate altri profughi ieri pomeriggio, qui l'ultimo saluto anche del governatore calabrese Mario Oliverio al corpo di Sacco direttamente in aeroporto ieri alla Lamezia Terme. Il giallo, giovane autista di Polistena sparito in Spagna, non si hanno notizie da 7 giorni. E poi enti locali e lavoro, centri per l'impiego pronti ad aiutare la regione, Bruno a Oliverio, alle province la gestione per garantire la continuità. La guerra nella Lega Regina per la politica, camice verdi all'ultimo sangue, camice verde all'ultimo sangue, il commissario Gullace avoca a sé il coordinamento, recupero, subodorata la mossa, invia la lettera di 109 leghisti contro Furgiuele. Dunque per quanto riguarda la guerra nella Lega Regina, dunque camice verdi sono all'ultimo sangue, stando all'articolo di Caterina Tripode. Ancora teatro, le compagnie, i ritardi della regione ci penalizzano molto, la legge dunque c'è ma non si riesce ad attuarla. Stilo, consiglio aperto contro l'escalation criminale, quella di ieri si è tenuta a Stilo, consiglio comunale aperto invece alla Lamezia, all'asta, la storica sede dell'ex Partito Comunista Italiano. Due notizie per quanto riguarda il taglio alto, i ballottaggi, premiato il centrodestra, e sul futuro del PD scontro Calenda Martina. Invece a capocolonna, la zona non era edificabile, villette demolite a 26 anni dalla sentenza, vedete qui le ruspe in azione. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguarda il quotidiano del Sud. Grazie per il gentilissimo ascolto. Ed ora il tempo che farà in Calabria nelle prossime ore. Anche oggi giornata con possibili precipitazioni sia sulla fascia ionica che in quella tirrenica, è stato diramato un'altra allerta maltempo valida fino alle ore 24 di questa sera, temperature che rimangono sui 26 gradi, non si segnala vento ma piogge possibili soprattutto nel tardo pomeriggio in tutte e due le fasce sia ioniche che tirreniche. Grazie per il gentilissimo ascolto. È tutto per questo giornale, grazie per l'attenzione, riepilogo.
Operazione in provincia di Reggio Calabria per armi e droga, 28 arresti, armi micidiali sequestrate dalla polizia. Stilo scende in campo lo Stato, vertice della sicurezza, dopo l'intimidazione al sindaco, la criminalità ha creato non poco sconcerto nello Stilaro. Preoccupazione nella notte, trema la terra a Cosenza, paura in città. Roccella, altro sbarco, resta di scafisti. Immigrato ucciso in Calabria, Oliverio saluta per i calabresi Saco, la salma torna a Mali. Cinque frondi, tentata truffa, indagato Cascarano, ex sindaco.